Siamo qui per l'inizio del seminario sui fondamenti della teoria della significazione di quest'anno. Il nostro seminario ha una cadenza quindicinale, quindi comincerà il 19 di novembre e terminerà il 5 di maggio. Il seminario è aperto a tutti coloro che intendono partecipare, quindi gli studenti di arti visive, dottorandi, ricercatori, colleghi, come è già capitato e come noi speriamo che avvenga ancora. Avremo per lo più studenti del corso di laurea magistrale in arti visive. Ci siamo ripromessi e promettiamo loro di prestare un'attenzione particolare ai loro interessi. Il seminario, come molti di voi sanno, ha una lunga storia. Ormai siamo al decimo anno di queste edizioni. E questo è il terzo anno che il seminario è propriamente, diciamo così, programmato entro un quadro di riferimento che ha una sua continuità. Un paio d'anni fa abbiamo lavorato sui rapporti, a partire da una problematica che era quella della scientificità in semiotica. Abbiamo tentato di lavorare sui rapporti tra la filosofia, alcune filosofie, in particolare quelle intorno allo strutturalismo e alla fenomenologia, per quanto riguardava alcuni concetti fondamentali. Ci siamo posti problemi intorno all'oggetto della semiotica, intorno al soggetto di una scienza, la semiotica, e intorno al concetto di immanenza che nel quadro della semiotica che pratichiamo, insomma, che è una teoria della significazione, è un concetto centrale per cogliere alcuni degli aspetti, diciamo così, propriamente fondativi di un certo progetto, di questa che chiamo vocazione scientifica. Il senso del lavoro di 2 anni fa, il senso del lavoro dell'anno scorso è stato più decostruttivo, per così dire, cioè siamo andati alla ricerca di quei luoghi in cui una certa vulgata semiotica impedisce talvolta di cogliere nella sua natura di programma questo tipo di atteggiamento, che è quello appunto di una vocazione scientifica in senso proprio. Abbiamo lavorato intorno ad alcuni luoghi in cui vi sono luoghi, diciamo, luoghi di ambiguità, in cui ci sono assunzioni dubbie, discutibili, insomma, dell'oggetto della semiotica in quanto tale. Che cosa vuol dire struttura? Cosa vuol dire essere strutturalisti in semiotica? Abbiamo discusso del concetto di realtà, abbiamo provato a discutere e a controbattere, per così dire, il dibattito sollevato dalle posizioni degli amici filosofi torinesi intorno al nuovo realismo. Ci è parso giunto il momento quest'anno di rimettere in campo una capacità di elaborazione. Elaborazione vuol dire cercare quei luoghi o quei temi, quei problemi che permettano a questa che, ripeto, essere una vocazione scientifica, di procedere sul piano della messa a punto di una forma di razionalità di cui questa vocazione scientifica ha bisogno. Noi leggiamo la semiotica per quel che dovrebbe essere nei termini di una teoria della significazione, non per esempio nei termini di una scienza dei segni o di una pragmatica dell'attività di produzione dei messaggi o di un'attività di produzione dei discorsi. Per noi, prima di tutto, una semiotica deve essere una teoria della significazione. Quest'anno abbiamo pensato di lavorare intorno al concetto di limite. Non ci risulta che come tale l'idea di limite sia stato tematizzato in maniera esplicita intorno diciamo così, alle elaborazioni semiotiche. È piuttosto un concetto in
influente, ma che merita forse di essere messo a fuoco perché possa diventare un contributo alla teoria della significazione che vorremmo tentare di costruire. Il concetto di limite è un concetto che si può trarre, per esempio, come si fa spesso in questo tipo di operazioni, dai dizionari, e in quel caso ci si trova di fronte a una gamma di accezioni che per lo più sono tutte interessanti, ma forse si ripartiscono su due grandi orientamenti. C'è un limite estremità e un limite soglia. Il problema è il tipo di valorizzazione che assumo. L'idea di limite come estremo, come ciò oltre il quale non si va, perché il limite diventa in qualche modo una specie di definizione delle qualità intrinseche di ciò di cui è limite, cioè il limite è l'estremo di un ambito, nel senso di uno spazio interno, e in questo senso il limite ne farebbe parte. E l'altro invece, il limite, l'altra grande eccezione, è il limite come confine, come luogo di passaggio, cioè il limite come ciò che distingue l'uno dall'altro, no? come il punto di catastrofe che fa passare dall'altra parte. Mi sembra che il limite possa essere utile in teoria della significazione se proviamo a spalmarlo entro il quadro di una teoria generativa. Credo che sia abbastanza facile capire quello che intendo dire, cioè che sia abbastanza semplice comprendere come il limite sia in maniera piuttosto scalabile, per così dire, un problema di figuratività discorsiva. Limiti spaziali, limiti temporali, che cosa succede quando un certo spazio viene delimitato da una cornice, che cosa succede quando una certa scansione temporale determina dei ritmi, e cioè tutta una serie di funzioni figurativizzabili del limite come figura del mondo. E c'è il problema altrettanto evidente del limite come tema. Se andiamo verso le strutture seminarrative, qui abbiamo il limite che in un certo senso subisce a sua volta una trasformazione, che è una trasformazione di tipo sintattico, cioè il limite diventa non è più tanto una figura del mondo su cui posso organizzare testualità, ma con le quali faccio i conti come il qualcosa che mi è un dato, per così dire, no? Un dato significativo, ma diventa costruzione teorica. E d'altra parte, quando si parla di limite come costruzione teorica, il pensiero va immediatamente all'idea di relazione come soglia, come sistema di confini. In questo caso il limite va a lavorare sul problema della categorizzazione. La differenzialità legata al limite è quello che consente di cogliere un valore che, dicevo, è propriamente teorico, cioè l'idea stessa di incorporare l'idea di limite dentro la teoria è uno dei progetti che può valere la pena di sviluppare. Pensarlo come uno spazio ordinato dal più generale, diciamo così, che l'idea di limite come differenza, al più particolare, che è l'idea di limite come tante realizzazioni figurative del limite, rappresenta una sorta di garanzia. Buona frequenza a tutti coloro che ci seguiranno.